E ragazzi, eccomi qui con un nuovo video. In questo video vi farò vedere le mie borse, quindi tutte le mie borse, o perlomeno quelle che utilizzo di più, perché io sono una, in un certo senso, un po' compulsiva su questo fatto di non buttare mai via le cose. Quindi ho tantissime borse vecchie, ma di quando anche ero piccolina, che magari ci facevo un po' la vamp con le borsette, che non riesco a buttare. Un po' per ricordi, un po' per non so cosa, non riesco a buttare. Quindi le ho selezionate e le ho divise proprio per quelle che uso di più e quelle che uso di meno. Quelle estive, per esempio, non ve le farò vedere adesso, perché tanto le ho tutte messe da una parte e non sto a tirarle fuori. Magari ve le farò vedere più avanti, quelle lì estive. Allora, adesso vi porto nella stanza degli armadi, così vi faccio vedere come le ho sistemate, perché le ho sistemate da poco. E poi dopo vi descrivo un po' tutte le borse che ho. Andiamo. Allora, andiamo nella stanza degli armadi, che è questa, non fate caso al macello, dallo stendino, va bene. Allora, in questo armadio ho sistemato le borse che uso di più, diciamo così. Allora, ci sono queste tre piani di borse, ci sono qui quelle nere, poi ce n'è una sul marrone, qui ci sono quelle un pochino più colorate sul grigio, ok. Qua invece, vabbè, qui sopra ho tipo dei vestiti che non uso. Qua ci sono le borse, quelle che non mi stavano infilate. In questa ci sono tutte le pochettine. Qui ci sono altre pochettine. E poi qua ci sono altre pochettine. Quindi queste sono le borse che, diciamo, utilizzo per la maggiore. Ora vi faccio vedere quelle che invece ho sistemato di qua. C'era aspirapolvere, anche io potevo magari sistemare un pochino. Allora, a parte qui le scarpe, poi in fondo qua ci sono tutte le borse estive, tipo queste due, e le borse quelle che uso meno, quelle un pochino più sfatte, quelle più grandi da viaggio, tipo questa qui della Alcott. Insomma, un po' di borse che però uso meno. Adesso, ora me le porto tutte di là, qui risistemiamo, richiudiamo e ve le faccio vedere nel dettaglio. Eccoci qui, ho portato tutte le borse qua e ora partiamo. Le prendo non per ordine, me le sono accatastate tutte qua, quindi non, cioè, vado un po' così a caso. Allora, partiamo con questa. Questa è una borsa della Guess, l'ho presa all'outlet un bel po' di anni fa, se non sbaglio, era un quarto o quinta superiore, o me la... No, questa l'ho presa all'outlet, sì, a Barberino. È fatta così, ha la taschina davanti per metterci, non so, io di solito ci tengo il telefono. Avrebbe anche la tracolla, che non ho rimembranza di dove sia. Rimembranza, non mi ricordo, non so da dove mi è uscito rimembranza, forse da un video di Camilla, ci sta, non mi ricordo dove sia la tracolla. Poi ha le taschine anche di lato, una di qui e una di là. All'interno ha ce l'ho messo io, questo qua, che sarebbe, se non mi ricordo male, un porta spicciolini, un porta, sì, spicciolini alla fine, sempre di Guess, e dentro è fatta così, un po' così, beigeolino con le G, alla tasca con la cerniera e le taschine queste qua. Quindi questa è una, vado rapida perché sennò non si finisce più. Poi c'è questa, questa è un po' sfatta, diciamo così. Questa, se non sbaglio, è della Avon, l'ho presa un po' di tempo fa. Ha l'apertura così, all'interno è semplicissima. Ha la taschina con la cerniera da questa parte e di qua una taschina semplicissima. È carina questa, è carina perché si può decidere di portarla sia a tracolla, quindi con il laccio più lungo, se no si tira quest'altro laccino e si porta a spalla o comunque a braccio, a braccio. È fatta così, tipo un po' trapuntata, è sfatta, come vedete, perché ce l'ho da tanto tempo e l'ho usata. C'è questa cerniera qua che, se non sbaglio, era per ingrandirla, però non l'ho mai utilizzata, ecco, in realtà. Quindi questa. Poi, questa qua è sempre dell'Avon, perché c'è stato un periodo che mamma faceva l'Avon, quindi comunque vero male se c'era qualche offertina prendevo. Anche questa è sfatta, cioè più che sfatta è sporca, dovrei lavarla, si può vedere. E questa borsa qui è fatta tipo un po' a bauletto, un po' gigante, fatta qui sotto
un po' tipo pitonata, ma naturalmente similpelle, marrone e beige con i dettagli in oro, cioè questo lucchettino. Ha i manici corti, quindi da portare comunque a braccio. Dietro è semplice così, sporca, non ci fate caso. Vabbè. All'interno, uguale all'altra, ha la taschina con la cerniera da questo lato. E qui, se non sbaglio, ci sono esatto due taschine con tipo i reperti di caramelle. Ok. E un'altra è andata. Io me le risistemo tutte qui, così dopo le riporto subito. Poi, questa qui, sempre dell'Avon. Tutte le borse dell'Avon, ora che ci fa... Sì, anche questa è dell'Avon. Questa mi piace un sacco. Non la metto spesso perché è un po' scomoda, però mi piace molto. Questa borsettina qua, fatta nera, e al centro ha questo dettaglio di questo tessutino morbidino, tipo... non so descriverlo, comunque molto morbido, leopardato. Alla chiusura qui sembra che abbia il cosino fisicino, invece no, ha il bottone. Solito discorso, vabbè, dietro è semplicissima nera, manici corti. All'interno è fatta, non ho boletto, quindi dritta, nel senso molto più stretta rispetto all'altra. Solito discorso, cernierina da una parte, taschina dall'altra. È un po' scomoda perché? Perché nonostante non sembri piccolissima, però non c'entra molto, o perlomeno se ci mettete troppo poi non si chiude il bottone. E quindi per questo è un po' scomoda, ma mi piace veramente un sacco il fatto che abbia il dettaglio leopardato. Poi c'è questa mega borsa che mi piace un sacco, ma non riesco quasi mai a portarla perché anche questa è scomodissima. Questa era di mia zia, penso sia la copia di una marca che non conosco, non mi ricordo il nome. È la borsa questa qui, l'avrete già vista perché c'è stato un periodo l'anno scorso, se non sbaglio, che c'era il boom di queste borse. Anche questa è un po' sfatta, tra l'altro. È grande, veramente grande, ha i manici abbastanza lunghi che si può portare anche a braccio, a spalla volendo. Ha qui la chiusura con il bottoncino. E poi la cosa scomoda che all'interno, a parte il fatto che è gigante e fillicista, il fatto è che ha solo una taschina, che è questa, quindi in cima, subito in cima alla cerniera, ed è un po' scomoda per questo. Ora vabbè che io, diciamo, nella borsa uso tutte pochettine per separare le cose, però mi torna molto più comodo avere una borsa con le tasche dentro, comunque gli scomparti, perché sennò quando cerco le chiavi, quando cerco qualsiasi cosa, è un macello. Quindi questa. Poi, questa qua, presa tanti anni fa da un marocchino, da un bucumprero, un marocchino, insomma. La presi perché mi piaceva un sacco. Si vede che è un'imitazione, infatti si è sfatta, però a me sinceramente poco importa, lo so, è illegale, tutto quello che vi pare, lo so, è inutile che me lo scrivete sotto i commenti, lo so, cioè anche sotto il video di AliExpress. Io, mi fa piacere che voi me lo diciate perché è giusto, però lo so, cioè, però nel senso, se le vendono, non... È vero, a volte se ti beccano fanno la multa sia al venditore che al compratore, ed è giusto. Però su AliExpress, io non penso di essere solo io la cliente di AliExpress che compra i rosetti della MAC fake. Quindi, insomma, non facciamo tanto i moralisti, ecco. Perché, insomma, comunque, questa borsa qui, che è l'imitazione di quella di Prada, mi piaceva un sacco, l'ho usata allo sfinimento, mi è durata un anno e mezzo e lo usavo... quasi tutti i giorni, ci sono andata in Sardegna per 2 anni di fila, l'ho usata veramente tanto. Fatto sta che poi si è sfatta, qui questo pezzo si è staccato perché c'era la tracolla anche qua, c'ha i manici corti più la tracolla che non so dove sia. È comodissima perché ha all'interno due scomparti, quindi questo di qua, e oltretutto ha questa parte qua con il bottoncino, vi faccio vedere che si sgancia, e c'è un'ulteriore tasca. Oltre poi, vabbè, alla taschina con la cerniera laterale e alle due taschine qua. Quindi ha in totale 1, 2, 3, 4 scomparti, ed era una cosa fantastica. Ora non lo sto più usando perché veramente dovrei buttarlo, ma mi dispiace. È veramente sfatta, cioè qui dovrei ricucirlo tutto, ma si è proprio strappato, quindi non è il caso. Peccato perché questa veramente l'ho usata tantissimo.
Poi questa qua me la regalò mio zio, anche questa l'ho usata veramente tanto, nonostante non sia chissà quale grande cosa, però è una di quelle borse comodissime, morbide, che è accartocciata nel bauletto del motorino, ed è questa qua. È fatta tipo piumino, tessuto tipo piumino, eccolo qua, vedete com'è bella morbida. Anche questa dentro andrebbe lavata perché è veramente sporca. Io con questa ci sono andata tantissime volte anche a scuola con i libri, quindi fate conto che veramente... E questa all'interno non ve la faccio vedere perché è veramente orribile. Ha la taschina con la cerniera e le due taschine laterali, semplicissima. Questa però l'ho usata davvero tanto. Poi un'altra borsa, questa me l'ha regalata la nonna di Christian, eccola qua, anche questa molto comoda, solito discorso, però non ha tasche interne. È questa qua, gigante. A me, se non avete visto, io amo le borse giganti, più grandi sono più mi piacciono. Ora va bene una valigia, però eccola qua, ha il dettaglio di questo portachiavi, diciamo, no, anzi no, questo ciondolino con la catenina dorata, la chiave e le perle verdi, e poi appunto a tutti i fiori. Ha la cerniera, qua la cerniera, più i due laccini per farci il fiocchino. All'interno c'è una borsa, una pochettina, che è questa qui, ve la faccio vedere, eccola qua, da legare appunto, da tenere comunque all'interno della borsa, abbinata insomma. Quindi questa qua, anche questa molto grande, un po' scomoda sempre per il solito discorso delle tasche. Ora, io, siccome queste sono tutte borse recenti, ce ne ho veramente poche, io ve l'ho fatto solo perché una ragazza mi chiese di fare il video delle mie borse, quindi ve l'ho fatto, mi fa piacere farvelo. Questa è un'altra borsa che ho preso dalla mia zia, semplicissima anche questa, cioè come io prendo le borse, le cioè veramente le mangio io, è una cosa impressionante. Questa è un pochino più particolare, un pochino più comoda, è fatta un pochino più a busta, quindi un pochino più allungata, ha davanti la taschina con il bottone e un'altra taschina, vabbè questa è tipo comoda per metterci, non lo so, le mentine o qualche spicciolo o qualche cosa che vi serve lì per lì. Dietro ha un'altra taschina con la cerniera, poi all'interno ha, vabbè, si chiude con la cerniera. Poi ha praticamente di lato qui, ora io non so se riuscirò a farlo vedere, proviamo. Di lato qui ha queste due tasche con le cerniere, ok, e poi ha dall'altra parte le due taschine fatte così, senza cerniera. Questa è molto comoda, mi ci sono trovata veramente veramente molto bene, perché comunque ha le varie taschine, quindi riesco ad organizzarmi bene le cose. Anche questa, ripeto, l'ho presa dalla mia zia, quindi non so veramente dove l'abbia recuperata. Mamma mia, dopo metterla a posto ti ci voglio. Poi c'è questa, questa me la regalò Christian 2 anni fa per Natale da Carpisa, sì, ed è questa qua, troppo troppo bellina. È fatta tipo di lanina, fatta spigata, questa fantasia qui spigata, e poi qui ha l'intreccio della lana con titti, qui c'è la scrittina di Carpisa, ha i manici per portarla a mano, però ha anche naturalmente la tracolla, perché sennò sarebbe un po' portarla sempre a mano un po' noioso. All'interno ha la taschina con la cerniera e al solito una taschina senza cerniera, eccola qui. Questa, anche questa l'ho usata un sacco e devo dire che regge molto molto bene, a parte qui la lanina che si è un po' aperta, però comunque sia, ha retto molto bene, 2 anni che ce l'ho e mi sembra abbastanza, qualche pippolina attaccata a titti, però ecco, mi è piaciuta molto. E c'ho anche di questo il portafoglio uguale, poi magari se vi interessa vi faccio anche il video dei miei portafogli, anche se anche quelli sono un po' tutti sfatti, quindi non so quanto vi possa interessare. Poi c'è un'altra borsa della Avon, questa l'ho usata anche questa tantissimo e devo dire che ancora non si è sfatta, quindi sta durando molto. Semplicissima, grigia, fatta un po' tartarugata, diciamo così, insieme al pelle naturalmente. Si chiude con la cerniera, dentro è semplicissima grigia, solito discorso, taschina con la cerniera, due taschine laterali.
E anche questa l'ho usata tantissimo, più che altro perché io ho un paio di scarpe grigie che si abbinano veramente molto bene a questa borsa e spesso faccio questo abbinamento. Ok. Poi un'altra borsa che mi ha regalato la nonna di Christian, questa è più estiva, però devo dire che a volte mi viene il matto, quindi la porto anche d'inverno senza nessun problema. È un po' particolare, questa viene direttamente dall'Africa, gliela portò una sua parente, una sua nipote, non mi ricordo. Lei non la usava, gli dispiaceva tenere nell'armadio, l'ha data a me ed è bellissima, considerando che è tutta fatta a mano, è veramente particolare. Ora, queste palline qui all'inizio ero intenzionata a toglierle. Poi in realtà non me ne frega più di tanto perché danno, sono simpatiche. Alla fine per l'estate è molto molto carina. Con un outfit un po' sbarazzina, secondo me è molto carina. Comunque questa borsa che si sviluppa in realtà orizzontalmente, ha i manici abbastanza lunghi, quindi si può portare tranquillamente anche a spalla. Ed è tutta ricamata a mano e vi faccio vedere la bellezza dei colori più che altro perché sono i colori e poi insomma è fatta veramente bene. Si chiude anche questa con la cerniera principale, all'interno alla taschina e basta, ha solo una taschina con la cerniera all'interno, ma anche questa soprattutto d'estate la uso spesso, d'inverno naturalmente, per esempio oggi potrei, no oggi si va al cinema quindi mi serve una borsa grande, niente, quindi questa qua, poi, aiuto, poi c'è. Questa qua, questa l'ho comprata su Dresslink 2 anni fa quando feci il video. Carina, forse un po' troppo rigida, nel senso che è un po' scomoda, però è molto molto carina. Ha la sua borsettina, pochettina da tenere dentro. L'unico problema, poi ha la taschina dietro. Poi ha la cerniera principale e questo qua che si chiude così. Vedete il bottoncino? Cioè non è proprio un bottoncino. Vedete, si infila qua e rimane un pochino più chiuso. Quindi insomma anche questa però l'ho usata spesso e devo dire che non mi dispiace perché poi è molto molto carina. Beigiolina e insomma colore avorio e il beige dei dettagli. Quindi comunque l'ho usata spesso anche questa. Poi c'è questa qua, sempre di mia zia, che la adoro, mi piace veramente un sacco. C'è solo un piccolo problema. Vedete, io prendo le borse e le sfaccio. Vedete, qui c'ho i due pippolini. Ok, questo è andato via perché questa si chiude con lo scatto praticamente. Allora, perché non si chiude? Vabbè, si chiude con il bottoncino, ora non capisco perché debba far così. Ah, ok. Vedete, si chiude con il bottoncino e anche se non c'è questo non importa, cioè chiudere si chiude lo stesso, però insomma vabbè. Ed è molto carina, è piccolina, è divisa in tre, vedete c'è uno scomparto di qui, uno scomparto di qua e la tasca centrale, più ha una taschina qua. Quindi comunque sia c'entrano tante cose e questa borsa mi piace un sacco, quando non devo portarmi dietro tante cose. Questa è un po' scomoda forse per la Sardegna perché essendo molto rigida occupa forse troppo posto in valigia, però ci può stare, ecco questa è molto molto carina. Poi una borsa che penso avete già visto in un mio haul, questa la presi da Accessorize, è questa qua, vi lascio il video magari dell'haul se lo ritrovo, comunque vabbè, questa borsa qui color panna crema con i dettagli in oro, si può portare solo a braccio perché ha i manici troppo corti, ha la cerniera e all'interno è fatta così, non fate caso che c'è sporcizia dentro, taschina e taschine di qua, ok, e poi vi faccio vedere quelle che sto usando ora. Allora vi faccio vedere quella che sto usando ora, infatti è piena. Ed è questa qua di Borbonesi che avete visto nel What's in My Bag, quindi non ve la sto a far vedere, vi lascio il video dell'ultimo What's in My Bag qui da qualche parte. Ed è appunto questa di Borbonese. Poi c'è questa qui di Braccialini che la vinse mia mamma alla Tupperware, quindi la uso io naturalmente. Qui c'è sporcizia varia, naturalmente, come al solito. Ed è questa qui fatta con il cuore davanti e tutti i diamantini. All'interno
sempre il solito discorso, è tutta blu con le varie tasche. La cosa scomoda è che l'unica chiusura che ha è questo moschettone e non ha cerniera, quindi ecco, mi risulta un po' troppo poco protetta, poco sicura, ecco, nel senso che ho sempre paura che mi infilino la mano nella borsa e mi tirino su qualcosa. E poi c'è, dov'è? Questa qua della Justo fucsia, che mi regalò la mia titolare, fatta fucsia, quindi la scocca e i manici fucsia e l'interno fatto così, nero, e la tracolla sempre fucsia. Ora voi la vedrete sparafrecciata, in realtà non è così flashing, è molto carina, ce l'avevo anche ieri, sembra piccolina ma all'interno c'entrano molte cose, l'unica cosa è che è un po' rigida, quindi comunque sia, cioè quando infilate le mani io metto tutto, diciamo, in verticale, quindi è un pochino leggermente scomoda, però comunque c'entrano tante cose. Qua ha la sua taschina interna, se riesco a farvela vedere, eccola qui, e poi ha questo filino con il moschettone che volendo uno ci può attaccare una pochettina, e devo dire che non è una cosa pensata male. E niente, quindi queste sono tutte le mie borse. Allora, di là ho tutte le pochette. Se vi interessa il video delle pochette, fatemelo sapere qui nei commenti, ve lo farò. Ora mi sembra che venga un video troppo lungo, ultimamente sto facendo video troppo lunghi e non mi va di, cioè, di ammorbarvi così tanto, quindi al massimo ve lo faccio a parte poi il video delle pochette e anche il video delle borse appunto estive. Io spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, vi mando un bacione grandissimo, un grandissimo saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!